bring the action. Di quest'estate, Naughty Boy e Sam Smith con La La La, ma è giunto il momento, ebbene sì, lo stavate aspettando tutti a braccia conserte, dell'inizio ufficiale della seconda stagione di sto diventando balbuziente, ragazzi, di Mr. X in Love. La prima puntata si intitola Seiko, non ti rivolgo indietro, sigla. Dopo aver cantato The Hardest Part sotto casa di Lisa con una giacca bianca, una maglia e dei pantaloni neri, dei Ray-Ban fasulli comprati da un turpe venditore dell'Azzercoso nei pressi di Castel dell'Ovo e un gatto morto in testa castano chiaro e ricciolino, Mr. X attese impaziente l'arrivo della sua adorata farfallina abruzzese, che nel frattempo stava scendendo in strada per raggiungere lui e l'Avi, che alle sue spalle aveva imitato il chitarrista dei Coldplay. Mentre i vicini di casa della ragazza avevano cominciato a lanciare contro di lui qualunque cosa capitasse loro a tiro, anche un frigo bar con tanto di bottiglie di spumante ben sguazzate da far esplodere al contatto col suolo, lui si lanciava in vari inchini simili a quelli di Paolo Bonolis in Avanti un altro. Pochissimi istanti dopo, Lisa, che sotto la giacca di jeans indossava semplicemente la canottiera del pigiama e comunque sotto aveva semplicemente un paio di pantaloncini corti, anziché abbracciare lui che ci aveva messo la faccia e stava palesemente rischiando la vita per un'innocente serenata, corse ad abbracciare l'Avi sotto gli occhi basiti del suo pretendente. «È stata un'idea bellissima! Come ti chiami?» «L'Avi Adamus, sono greca e studio qui in Erasmus». Che fortuna, hai scelto proprio uno stato perfetto per le tue esigenze. Capita a tutti. Comunque, l'idea migliore che abbia mai visto, ma come ti è venuto in mente di travestirti da Johnny Backland? Beh, io e quell'altro dovevamo interpretare Coldplay, era la sua idea per poterti conquistare di nuovo ed io naturalmente l'ho assecondato. Sai, sono un'appassionata di travestimenti. Brava, brava. Nel frattempo le due ragazze continuavano a parlare amorevolmente fra loro, come se fossero due vecchie amiche, mentre Mr. X dentro di sé guardava una rabbia sempre più crescente. Così cominciò a dimenarsi nel disperato tentativo di attirare l'attenzione di Lisa. Senti una cosa, visto che qua la situazione è un po' troppo calda, ti andrebbe di venire su a casa? Molto volentieri, mi accontento di dormire sul divano, posso assicurarti che non sporco. Umorismo greco? Pensavo che fuori dal Peloponneso e dal sud di Cipro non vedesse nessuno per queste battute. So bene che tipo di battute vi fanno ridere. Alla fine, il gatto morto in testa e la giacca da Chris Martin, prima di andare via, prese Lisa e la mise spalle al muro tenendola per le braccia. Ascoltami bene, cara la mia infogliata,
Io non so a che razza di gioco stai giocando, ma sappi che a me non piace per niente. Io ho avuto l'idea di cantarti The Hardest Part vestito da Chris Martin. Io ho deciso di spararmi questa figura di merda. Io ho rischiato la vita vedendomi, rischiando di vedermi lanciato qualche comodino contro per questa serenata. Io mi sono sorbito 10 ore di lezione per capire come si muove il cantante dei Coldplay per non sembrare Gianni Morandi quando canta Non sono degno di te. Io ho fatto tutto, non lei. Lei non ha alcun merito se non avermi dato l'idea di fare questo stramaledetto cosplay. Ti auguro il più bene, adesso me ne devo andare. Mister X se ne andò a testa bassa, andando a riprendere la macchina per tornarsene al roccatore del Greco. Lisa e Lavi lo guardarono attonite. Dici che ho ferito i suoi sentimenti? Un poco, ma credo che si riprenderà presto. Tu credi? Se fosse veramente incazzato, l'avrebbe preso a calci. Probabile. Andiamo su. Sarà anche calda lì sotto, ma qua comincia a fare un po' troppo fresco per le mie gambette nude. E mi sembra giusto. E fu così che Lavi e Lisa andarono al piano di sopra. La ragazza greca, come detto in precedenza, rimase a dormire sul divano nell'appartamento della farfallina abruzzese. Mister X, dopo aver raggiunto la macchina, ritornò in perfetta solitudine al roccatore del Greco, ascoltando le vaccate di Nino Mazzarino e Silvia Annichiarico in radio per distrarsi. Bring the action. Ed è Eamon con I Don't Want You Back all'interno di questo terzo appuntamento di FM5S. Allora, avevamo un tema che dobbiamo trattare in questi ultimi minuti, poi chiuderemo in maniera diversa con le pagelle ignoranti di calciatori brutti. Ragazzi, Striscia la Notizia quest'anno non in grana, tante le novità, per la prima volta una doppia conduzione al femminile fissa, cioè che dura un po' più di un giorno, come già era accaduto nel 2005 quando tra le tante coppie ci fu anche la coppia dell'ex veline Canalis Corvaglia. Però la coppia Raffaele Hunziker non funziona per niente, la novità dei velini men che meno. Insomma, ho già detto tutto io o ci sono anche altri motivi per cui Striscia la Notizia quest'anno non funziona, Saro? Senso, magari cambiare linguaggio, cambiare modo di porsi, e magari non andare in onda per tutti i giorni, ma che facciano al massimo 5 puntate a settimana e non 6. Dario? Ma diciamo che nella crisi di Striscia la Notizia cominciano a vedersi i primi segnali. Evidentemente il caso è che Virginia Raffaele non faccia molto ridere. E questo è anche la figura dei velini che non sanno ballare tantissimo, ha fatto scendere di molto il livello del programma. Perfetto. Diciamo soltanto una cosa, che il caro Antonio Ricci, come dicemmo a suo tempo nel corso della prima stagione, quindi parlo di luglio 2011, lui voleva cacciare le veline perché voleva fare il dispettuccio a destra e a sinistra.
Ricci, tu non hai avuto il coraggio di rinnovarti in tutti questi anni. Anni fa io mi ricordo che dicevo in quei quarti di TV blog e anche nelle prime riunioni preliminari che aprivano un 2-3 blog che Striscia era un programma che sapeva innovarsi, ma evidentemente quell'innovazione è finita nel 2008 e poi non c'è stato un rinnovamento, un ricambio anche negli inviati, intendiamoci. Perché gli inviati sono sempre quelli e non hanno più niente da dire nessuno di loro. London Beat, I've been thinking about you. London Beat 1990, siamo andati a ripescare questo disco I've Been Thinking About You. Come abbiamo detto, questa sera non chiudiamo con i pensieri stupendi della buonanotte, c'è l'opinione volante del nostro Mister X che dice Striscia è calata non solo per l'assenza delle veline, ma perché a condurre c'è una conduttrice spalla e un'imitatrice spalla. Il compito di Michelle è ancora più difficile. E Ricci evidentemente voleva promuoverla a conduttrice, ma è chiaro che non ce la faccia. Siamo al momento delle pagelle ignoranti di Juventus Galatasaray, tratte da quella bellissima, stupenda pagina, tanto ignorante quanto bella, che si chiama Calciatori Brutti. Ai ai ai, Buffon, voto 5 e mezzo. Anche oggi Padre Gigi consegna a San Pietro una lista di motivi per non farlo entrare in paradiso, ma non si perde d'animo e pensa di cambiare religione per trovare nuovi spunti, trasformista. Barzagli voto 6, partita più anonima delle chiamate di Moggi, ma dalle sue parti non passa lo straniero. Ringhio, Bonucci voto 4 e mezzo. Prova a raccontare una barzelletta in pugliese a Drogba, ma l'ivoriano capisce male e lo punisce con un gol e sei pugni in bocca nel tunnel degli spogliatoi. Mezzo voto in meno per la scelta di coprirsi con l'over 1,5, ninna nanna. Chiellini voto 6, quando gli sale la scimmia diventa più pericoloso di un terrorista ceceno e prende a tibiate pure Mancini, indiavolato. Listainer voto 5, il piastrellista di Basilea inizia a patire 3 impegni a settimana e perde contrasti anche con i cinesini nel riscaldamento. Domani deve ristrutturare il bagno di Isla entro le 5, altrimenti non rivedrà mai più i suoi parenti. Minacciato. Vidal voto 6 e mezzo, non particolarmente brillante, ma comunque tra i migliori dei suoi. Il ragazzo ha classe da vendere, ma anche ottimi pezzi d'auto rubate. Carglass. Pirlo voto 6, ogni volta che vede Felipe Melo toccare palla, chiede una lametta a Tevez per recidersi la aorta. Si salva dal dissanguamento solo grazie a una fiaschetta di Barbera che porta sempre nei calzettoni e alle bestemmie le accese di Conte. Avis. Pogba voto 6, porta in campo tanti centimetri, ma oggi si deve arrendere a sua maestà Drogba. Rimedia comunque due portafogli in tribuna VIP prima della partita, mano lesta. Asamoah voto 5 e mezzo, corre, scalcia, si dimena, ma è meno utile della fiducia al governo Letta. Nella ripresa scoppia un ovulo nello stomaco, pregiudicato. Vucinic senza voto, viste le sue ultime uscite, prova a farsi convalidare dal giudice di porta un gol fatto in allenamento ad agosto, ma riceve un rifiuto ed esce indispettito. Sfortunato. Quagliarella voto 7 e mezzo, Conte lo chiama mentre nel parcheggio dello stadio a fare il gioco delle tre carte con un disoccupato di Cuneo. Poi entra e cambia la partita, il suo mento rimane comunque
una delle cose più brutte di questa Champions.